Buongiorno da Giulia Mancinelli. Un viaggio nei luoghi colpiti dall'alluvione 9 mesi dopo il disastro. Domani l'Ordine dei Geologi delle Marche ha organizzato una geoescursione a Senigallia con l'obiettivo di osservare direttamente gli effetti a medio termine dell'alluvione del 15 settembre e trarre spunti per ulteriori studi e approfondimenti. Se Senigallia fosse stata protetta a monte con un'accurata manutenzione del territorio montano e del reticolo idrografico minore, anche con l'impiego di vasche di laminazione e bacini artificiali, non avremmo avuto un bilancio di vittime così pesante. Ad affermarlo è il presidente dell'Ordine dei Geologi, Piero Farabollini. Anche l'Unione dei Comuni Terre di Marca Senone celebra oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato. Dalle 9 alle 13 presso la sala conferenze della Biblioteca Comunale Antonelliana di Senigallia si svolgerà un appuntamento dedicato ad educatori e operatori che lavorano a stretto contatto con le migrazioni, mentre dalle 16 si proseguirà con momenti aperti a tutta la cittadinanza. Ha avuto un lieto fine la disavventura in cui è incappata una 27enne di Montemarciano che aveva dimenticato la borsa alla fermata dell'autobus. Dentro c'erano i documenti, gli effetti personali e 800 euro in contanti. Fortunatamente a trovarla sono stati i carabinieri della locale stazione che subito sono risaliti alla proprietaria, cui è stata restituita la borsa con tutto il contenuto. La 27enne ha ringraziato di cuore i militari. Lo chef stellato Mauro Uliassi ancora nella Best World's Best Restaurant 2023, la classifica dei 50 migliori ristoranti al mondo. Per Uliassi si tratta di una conferma nella prestigiosa classifica che ha premiato l'eccellenza gastronomica di 24 paesi presenti nei 5 continenti con 12 ristoranti al loro debutto. Lo sport e il calcio, la vigor Senigallia mette al sicuro anche il reparto difensivo in vista della prossima stagione. Anche Enrico Maggi Galluzzi ha infatti rinnovato il contratto e dunque vestirà la maglia rosso-blu anche per il campionato 2023-2024. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.